Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Se vi piace, ricordatevi di iscrivervi ed attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Benvenuti ragazzi! Oggi vi portiamo con noi in una delle ville più belle mai esplorate. Diciamo che è ai primi posti nella nostra classifica personale. Guardatela e poi ci farete sapere cosa ne pensate se vi va. Questa villa risale al 1800. Fu abitata inizialmente da un conte, che di professione era anche uno scrittore. Il conte sposò una bella giovane austro-tedesca con 14 anni meno di lui e dopo le nozze la portò a vivere qui. La giovane moglie di nome Julie era corteggiata anche dal musicista Schumann. Perdutamente innamorato di lei, le dedicò anche delle sinfonie. Ma lei preferì il conte al musicista, che però le rimase grande grande amico. Storia felice divenne una storia triste, quando ai conti morì il primo dei tre figli all'età di 7 anni. E finì poi tragicamente, in quanto la contessa Julie era di salute cagionevole a causa della tubercolosi e morì di questa malattia a soli 24 anni. All'interno della villa gli arredi sono conservati perfettamente, quasi quasi ci saremmo andati a vivere noi. Il pianoforte è davvero emozionante e stupendo.
Questo pianoforte pare fosse della contessa ed era un regalo della madre che lei si portò dall'Austria. Ancora la scacchiera appoggiata sopra, come se le persone che abitavano qui dovessero tornare, come se non abbiano mai smesso di abitare qui. Questa villa meravigliosa si sono poi susseguiti i vari proprietari dopo i conti. Venne venduta ad un imprenditore locale che la restaurò completamente. Negli anni 50 venne venduta a una famiglia americana, per poi essere ceduta all'ultimo proprietario negli anni 80, ma di quest'ultimo proprietario non abbiamo notizie. Thank you.
sediamo sulla cameretta dei bambini e vi diamo appuntamento alla prossima. Se vi è piaciuto questo video, lasciateci un like, condividete con gli amici e iscrivetevi al nostro canale. Ciao e alla prossima avventura!